Allora, mister, cosa è successo nel secondo tempo? La squadra forse non è nemmeno entrata in campo. Primo tempo, partita equilibrata, ma poi nel secondo tempo anche non si è sfruttato nemmeno l'uomo in più. Sono un attimo in difficoltà a darvi una risposta corretta, plausibile e onesta, perché anch'io me lo sto domandando, nel senso che secondo me questa volta, a differenza delle altre volte, abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo finire in vantaggio anche in doppio vantaggio e quindi la partita secondo me era assolutamente sotto controllo. E per dire forse una esagerazione, anche il secondo tempo, abbiamo subito due gol in quasi contropiede, con una squadra che è in vantaggio e dei nomi in più superiore. Quindi, secondo voi, se vi riesco a dare una risposta alla vostra domanda, datela da solo, perché francamente ho qualche dubbio. Oggi mancavano Santo Vito e Di quelli che Giglio. mancano, di quelli che mancano, perdonatemi, ma non voglio parlarne, nel senso che la primavera del Parma. Anche mancassero come oggi quattro giocatori importanti, deve assolutamente avere le energie, le forze per supplire alle mancanze. Quindi il primo tempo mancavano anche il primo tempo ed è stato buono. Quindi non c'è da assolutamente attaccarsi a queste cose qua. Dobbiamo lavorare di più, dobbiamo lavorare meglio, dobbiamo essere più attenti su alcune cose perché secondo me, ripeto, dobbiamo essere più bravi nella lettura delle situazioni, perché il gol che ha riaperto e ha dato a loro morale è un contropiede dove noi siamo avanti con 6 giocatori barra 7, di conseguenza in casa con la partita in pugno, poco dopo andiamo anche in uno in più, non va bene. Quindi, come posso dire, se volete, se avete una corda da darmela, fornitemela e così, però, insomma, a parte gli scherzi, c'è anche delle cose positive, ci sono anche delle cose positive che bisogna evidenziare, perché, ripeto, la difficoltà delle partenze, oggi abbiamo fatto gol al terzo, quindi voglio dire, sicuramente oggi siamo stati bravi e oltre a quello abbiamo fatto anche delle cose come al solito di grande qualità. Il problema è che buttiamo via, secondo me, delle prestazioni importanti dove o non raccogliamo perché pareggiamo o dove buttiamo via, come oggi, dei risultati positivi. Male, male, perché domenica sicuramente si potrebbe, e anche questo non lo voglio fare, però dare colpa un po' alla sfortuna. Oggi invece abbiamo fatto nulla. Sabato prossimo. Sabato prossimo un crocevia importante, Empoli, un'altra Ma sono partita. tutti crocevie importanti, cioè oggi. La dico grossa, a me loro non sono sembrati. Ci abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo fatto e costruito e distrutto tutto noi. Quindi, sicuramente l'Empoli avrà dei valori tecnici probabilmente importanti. Però, sono campionati questi qua che è troppo importante essere al momento giusto, nel posto giusto e fare la cosa giusta. E noi tante volte questa cosa qua ce la dimentichiamo. E la cosa non bellissima è che magari se uno fa una cosa così, non c'è un altro che riesce a metterci una pezza. Ed è questo quello che dobbiamo fare, dobbiamo lavorare. Alla fine una piccola nota su Di Stefano, come stai ragazzo? E come vi dicevo, devo ancora prendere visione della cosa perché l'abbiamo portato, ha preso un grosso trauma contusivo al capo, alla testa, e quindi sta facendo degli accertamenti al pronto soccorso.